Un uh, appuntamento classico che uh, riguarda questa uh, categoria, il quarantesimo Memorial uh, Erminio e Marina Fasani, partenza d'arrivo a Ghedi per uh, 53 km e 500 metri uh, che va ad uh, inaugurare ufficialmente la uh, stagione. Uh, 2021 dopo che nella passata uh, stagione dopo che nel 2020 questa corsa non si era svolta gli organizzatori uh, della uh, Sprint Gedi con il presidente uh, Luciano Grillo hanno voluto riproporre questo appuntamento e lo hanno fatto con uh, ovviamente tutte uh, le uh, disposizioni e uh, le uh, misure di uh, sicurezza che sono richieste per uh, quanto riguarda uh, queste uh, eventi intanto le immagini che state vedendo sono del ciclodomo eh, naviglio di Ghedi dove gli atleti eh, si sono praticamente ritrovati eh, questa mattina con eh, tutti eh, i test con tutti i test eh, la misura della temperatura e eh, il distanziamento necessario per eh, questa eh, per poter rispettare tutti i protocolli mentre la partenza è venuta eh, pochi minuti fa appena Uh, 12 minuti fa alle 14.30 in punto è uh, stata l'avete vista uh, sono immagini registrate e uh, adesso gli atleti uh, stanno affrontando il primo dei 5 giri in programma che è di poco più di 10 km uh, di questo tracciato interamente pianeggiante ottima la riuscita dell'organizzazione con tanti atleti alla via un calendario quello che Uh, inizia con uh, questa manifestazione che ovviamente ha bisogno uh, del supporto e di tanti organizzatori uh, coraggiosi come quelli della Sprint Gedi che si uh, prodigano a uh, realizzare queste manifestazioni perché uh, parliamo di uh, ciclismo giovanile categoria allievi e quindi è ancora più importante dare la possibilità a questi ragazzi di svolgere sport uh, in sicurezza nel rispetto di quelle che sono le normative e uh, specialmente in periodi come questi dove eh, questi atleti spesso sono uh, lontani dalla scuola e quindi uh, mancano tutte quelle uh, occasioni di uh, ritrovo e di um, socializzazione uh, che uh, spesso uh, fanno poi uh, un uh, punto importante nella crescita degli atleti. Questa è l'altimetria, non c'è molto da dire, praticamente è un'altimetria uh, interamente pianeggiante, una corsa che uh, quindi verosimilmente si uh, risolverà allo sprint ma come eh, sappiamo bene, eh, la categoria Lievi spesso regala eh, grandi eh, emozioni proprio perché eh, si tratta eh, di ehm, una categoria che eh, spesso è eh, davvero imprevedibile. E quindi siamo a seguirla questa manifestazione. A breve entreremo con le immagini in diretta. La partenza. E l'arrivo che, che sostanzialmente si eh, trovano di fronte alla Tali, tali Trans, eh, uno dei partner principali a fianco del Sprint eh, Gedi E queste sono le immagini in diretta con il gruppo eh, che viaggia compatto. E queste prime immagini che ci mostrano per la prima volta quest'anno i ragazzi, i ragazzini della categoria allievi, 15 e 16 anni, eh, alcuni di loro praticamente sono. Uh, debuttanti in questa categoria, i ragazzi del, di 15 anni, quindi vedete c'è già un po' di selezione in questa prima fase, un percorso pianeggiante, ma l'andatura sarà sicuramente molto elevata uh, sin dalle prime fasi di uh, corsa. Uh, vedete adesso anche le maglie dell'aspiratorio Otelli nelle prime posizioni: una uh, formazione uh, locale qui della provincia di uh, Brescia e una formazione uh, che nel corso degli anni è riuscita. A, a conquistare il successo in questa manifestazione eh, diverse volte eh, sicuramente eh, abbiamo eh, possiamo dirlo eh, abbiamo un albodoro davvero interessante con eh, eh, tanti tanti atleti che eh, sono eh, riusciti a cogliere il successo in eh, questi anni e un eh, albodoro eh, che eh, sicuramente si eh, saprà eh, rinfoltire nel frattempo si alza l'andatura in testa al gruppo, ed il gruppo si porta in lunga fila indiana con i ragazzi della Rostese che provano ad evadere dal plotone. Vantaggio minimo di questo atleta, che viene subito rintuzzato dal gruppo, e praticamente il gruppo torna compatto in queste fasi di corsa con sempre. L'intera sede stradale è occupata dal plotone ed altri atleti che stanno perdendo contatto. Quindi eh, si va ad eh, aumentare notevolmente il ritmo, lo vedete bene anche eh, da queste immagini, il ritmo che eh, sale con decisione. Dozzale numero 133 è eh, l'atleta in testa. Alla corsa che sta facendo il ritmo in questa fase si tratta di Carlo Bonetto che allunga mentre siamo ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo. Si passa per la prima volta sotto il traguardo, quindi percorsi eh, già i primi 10 km di eh, corsa e come vedete, andatura molto sostenuta in questa fase, quattro giri alla termine. Per quanto riguarda il gruppo compatto, davvero bella questa immagine che ci mostra il passaggio del plotone che si è allungato notevolmente in questa fase, ma che è davvero un bel colpo d'occhio con tanti atleti che hanno risposto all'appello della società organizzatrice e sono arrivati qua a Ghedi per affrontare questa manifestazione, questo impegno, questo primo impegno di stagione. Tanta emozione per coloro che erano alla partenza quest'oggi intanto ci sono i eh, primi due attacchi con eh, Lorenzo eh, De Longhi, dorsale numero 95 eh, che eh, sta provando ad evadere assieme a lui vedete con il 117 invece Mattia Furlan del pedale marinese Giro Battali mentre con il 95 dicevamo la formazione di eh, Lorenzo De Longhi è ehm, quella dell'industria forniture Moro quindi situazione per il momento abbastanza fluida con il gruppo che sostanzialmente torna però subito compatto. Non hanno avuto buona via libera, non hanno avuto via libera da parte del gruppo questi atleti. E quindi gruppo che diciamo torna compatto quando se ne sono già andati i primi 11 km, 12 km di gara. Vedete 41 km, 400 metri alla conclusione. Adesso in testa al gruppo con il dorsale 46 Edoardo Bonino delle Sperre Piasco, formazione piemontese, poi vedete le maglie della Ronco nelle prime posizioni, quelle della Rostese, si cerca ovviamente anche di allungare in questa fase. Dicevamo, parlando un po' di quello che è stato l'albo d'oro di questa manifestazione, successi importanti con le doppiette di Gianmarco Begnoni. Nel 2011 nel 2012 di uh, Nicolas Marini nel 2008 e nel 2009 doppietta poi anche di Christian Calini nel 2003 e nel 2004 I, i vincitori più recenti invece sono Michael Vanni lo, né, due anni fa nel 2019 Josue Epis uh, invece nel 2018 ed ancora Luca Cretti nel 2017 Thomas Trainini Davide Vignato e eh, nel 2014 la vittoria di Michele Gazzoli. E questo lo vedete anche in grafica è l'albo d'oro della uh, manifestazione del uh, Trofeo Memorial Erminio e Marina Fasani, una manifestazione che ha raggiunto le eh, 40 edizioni ed una manifestazione che uh, coincide e anticipa di un anno un anniversario importante per la Sprint Ghedi, ovvero l'anniversario del uh, 50 anni di attività, una società quella della Sprint Gaddy che eh, si dedica principalmente al mondo del ciclismo giovanile, con una formazione giovanissima e poi anche all'allestimento di questa importante manifestazione. Intanto si alza nuovamente l'andatura in testa al gruppo, andatura sempre, sempre molto sostenuta. In testa al protone vedete le maglie della Ronco nelle prime eh, posizioni. Quelle della Dostese sono anche queste le formazioni che stiamo seguendo in questa fase. Un'andatura che, dopo il passaggio, sotto il traguardo, quando c'erano stati i primi allunghi, adesso sembra leggermente calare. Si continua a pedalare nella situazione di gruppo compatto. Con le maglie della Usonia, la formazione trentina, vediamo anche i ragazzi dell'aspiratorio Otelli nelle prime posizioni, dicevamo negli ultimi anni i successi di Begnoni e di Marini, due atleti che facevano parte di questa formazione, così come Josué Epis. Sicuramente una compagine è questa, la compagine guidata da Laura Telli, che anche quest'oggi cercherà di far molto bene in questa manifestazione. Primo vincitore nel 1981 fu Daniele Simboli della Virtus Palma, ma è una storia lunga quella del Memorial Fasani che risale fino al 1981 con la prima edizione quest'anno. Dicevamo la quarantesima edizione dopo il periodo di stop lo scorso anno, a causa eh, proprio del picco iniziale eh, della pandemia da Covid-19, eh, ormai un problema a cui tutti. Eh, Pensiamo costantemente, ovviamente eh, possiamo solo immaginarsi cosa può succedere in una testa di un ragazzo di 15-16 anni eh, che eh, si è visto eh, praticamente privare della scuola e dello sport, e, e anche questo è importante, quindi riuscire ad eh, organizzare queste manifestazioni. Intanto a fare l'andatura in testa al gruppo con il dorsale 88, Matteo Lebrum della Gottardo Giochi Caneva, formazione che invece arriva dal Friuli. Quindi davvero un. Partecipazione importante, questa con atleti provenienti da tutto il nord Italia. Non sono molte le eh, gare che sono organizzate in questa eh, prima giornata della categoria allievi. E adesso il gruppo viaggia compatto: gruppo compatto, quindi niente da segnalare in queste fasi con eh, qualche tentativo di allungo, ma praticamente non eh, ci sono stati importanti a lunghi da segnalare dicevamo le gare che aprono la categoria allievi sono 5 uh, quest'oggi tanto vi ricordo che potete seguire questa uh, diretta sul sito di tutto WC web, sui canali social e uh, su tutta la piatta tutte le piattaforme più popolari facebook e youtube una uh, produzione questa firmata dal team Rodella 2000 dicevamo sono 5 le gare uh, che aprono la stagione 2021 della categoria lievi oltre a questa uh, con uh, questa gara di uh, Ghedi del Memorial Fasani uh, si corre anche a D'Ancarano nel Trofeo Bike Academy a Palermo nel Memorial Francesca Lotta in provincia di Lucca con la Coppa Cei e poi a Varese con la Varese Angela per quanto riguarda questo inizio di stagione della categoria allievi 38 i chilometri che mancano alla conclusione: con il gruppo che continua a rimanere compatto, quindi niente da segnalare in questo frangente. Plotone compatto e praticamente sono un po' sempre le stesse formazioni che stanno pedalando nella testa del gruppo noi vi invitiamo ancora una volta se uh, volete farlo ad interagire con noi per uh, ovviamente anche chiederci delle domande e uh, sottoporvi quelle che sono le vostre idee ma anche fare un uh, pronostico per uh, questa uh, manifestazione o anche solo semplicemente per incitare uh, chi sta correndo in uh, questa fase sappiamo uh, che uh, ovviamente l'accesso al pubblico è limitato in uh, questa manifestazione quindi è uh, importante per uh, chiunque voglia seguire questo sport uh, poterlo fare grazie alle dirette che uh, quindi vi uh, proponiamo sulla uh, nostra piattaforma intanto è con uh, la maglia dell'autelli in uh, prima posizione a fare l'andatura Kevin Cagnello il dorsale 26, 27 scusate quindi è uh, Massimo Fusi e longilineo atleta dell'aspiratorio Rotelli che sta facendo un ritmo abbastanza forte in questo frangente. Quindi ritmo molto molto sostenuto. Si lotta per tenere le eh, posizioni di eh, testa del gruppo. Andatura molto sostenuta 37 km alla conclusione. Quindi, sempre più nel vivo della manifestazione. Si viaggia molto forte, adesso si avvicendano atleti. E stiamo per andare. Quindi, il primo super spot di eh, giornata quest'oggi dalla Memorial Fasani. Ed è importante, quindi, il supporto che offrono i partner a fianco uh, dell'organizzazione. Intanto si vivacizza uh, notevolmente la corsa con il dorsale numero 23 di gara, Marco Coppiardi del Cycling Team Petrucci, che adesso prova a fare l'andatura prova in qualche modo anche ad anticipare il gruppo. Ma vedete, davvero un controllo molto, molto stretto da parte del plotone. Ancora le maglie. Della Otelli con Kevin Caniello in prima posizione, affianco a lui il compagno di squadra Massimo uh, Fusi. Questi due uomini della Otelli che ormai da diversi chilometri si trovano nelle prime posizioni. E questo momento di rilassamento nel quale uh, Kevin Caniello ne approfitta per uh, rifocillarsi. Gara breve, questa, torno all'ora e 20 sarà il tempo di gara. Ma è importante, uh, ovviamente, per uh, questi ragazzi alimentarsi nel migliore dei modi. Una giornata soleggiata, ma siamo comunque nel mese di marzo, quindi le temperature sono ancora abbastanza rigide. Ovviamente l'inverno ormai è alle spalle per questi ragazzi e eh, si guarda quella che speriamo possa essere una stagione degna di eh, nota con eh, i tanti appuntamenti che eh, questi ragazzi affronteranno nel corso del 2021 la categoria lieve è una categoria importante una categoria nella quale si inizia un po' a fare sul serio dopo Uh, le categorie più ludiche come quella dei giovanissimi poi nella categoria esordienti si fa un po' il primo approccio al ciclismo agonistico e poi da lievi invece aumentano i chilometraggi e inizia un po' anche quello che è il confronto a livello nazionale tra questi ragazzi oltre agli appuntamenti del campionato italiano uh, ci sono ovviamente anche quelle che possiamo definire le classiche uh, di questa categoria nel mese di settembre, classiche come la Coppa d'Oro che eh, rappresentano una vera e propria rivincita del campionato italiano che quest'anno si eh, correrà in Toscana, in provincia di eh, Siena e quindi eh, appuntamento per quanto riguarda questa categoria e eh, come tutte le altre categorie del ciclismo giovanile esordienti ed allievi in eh, provincia di Siena a eh, Chianciano Terme per il campionato italiano 34 km 900 metri alla eh, fine della corsa ancora gli uomini Spiratorio Telli nelle prime posizioni questa fase di corsa, vedete, ci pone un tratto di strada abbastanza stretto, con, quindi è più facile per chi si trova al comando uh, riuscire a controllare la situazione. Intanto vedete qualche piccolo problema per l'atleta che si trovava nella seconda fila del gruppo, qualcuno ha da ridire anche forse per un uh, uh, atteggiamento forse un po' rischioso da parte di questo ragazzo, ma... Ovviamente siamo lì questi ragazzi, questi atleti sono lì a limare per migliorare per avanzare nelle posizioni e dicevamo questo tratto qua in particolare con la strada stretta rende il tutto un po' più complesso, ma è una delle eh, caratteristiche proprio di eh, questa prima gara, molti atleti vengono dalla categoria esordienti, quindi non sono mai stati in un gruppo così numeroso, quindi attenzione massima anche da parte degli organizzatori che hanno allestito tutte le eh, procedure di sicurezza e eh, hanno messo in sicurezza un circuito che è davvero è stato allestito nel migliore dei modi un tracciato di poco più di 10 km che viene ripetuto per 5 volte intanto si continua a pedalare con un ritmo costante in testa alla gara niente da segnalare ancora in questa fase abbiamo visto proprio in vista del passaggio sotto il traguardo, c'è stato un tentativo 2, due però subito stoppato da um, coloro che uh, stavano nel gruppo intanto salutiamo chi ci segue c'è chi chiede l'età di questi ragazzi 15 e 16 anni per la categoria allievi poi da 17 a 18 c'è cioè la categoria junior, se sopra ai uh, 18 anni invece la uh, categoria Under 23, prima invece della categoria, lievi 13 e 14 anni ci sono le uh, categorie esordienti. Vi invitiamo ancora una volta a farvelo, a, a interagire con noi attraverso uh, la chat che uh, trovate uh, nei player uh, di YouTube e uh, Facebook, uh, magari a uh, supportare. Qualche atleta o a farci delle domande. Qui vediamo in a testa con il dorsale di gara numero 144. Si tratta di Matteo Visioli della società ciclistica minciocese, che adesso prova ad, ad allungare un po' l'andatura, ci avviciniamo sempre di più a metà gara. Qui vedete tratto nel quale va a consegnare la borraccia e l'avete visto, lo ha fatto praticamente nel punto in cui la sua società si era uh, posizionata con il furgone, bel gesto questo, anche le nuove regole uh, dell'UCI imporranno alle categorie maggiori di non gettare rifiuti in uh, strada, quindi controllo, educazione, ma spesso sappiamo come i ragazzi giovani... Siano forse già più predisposti a, a questo tipo di novità, e lo abbiamo visto benissimo in questa uh, immagine: che di qualche secondo fa, come il ragazzo della Mincio Chiese abbia uh, praticamente approfittato della presenza del uh, suo direttore sportivo, del suo furgone, per consegnare la borraccia. Siamo a poco meno di un chilometro dal secondo passaggio, quindi uh, ci avviciniamo alla conclusione del secondo giro, ed il gruppo continua ad essere compatto con gli uomini. Della Aspiratori Otelli nelle prime posizioni, dicevamo è una delle formazioni più attese. Quest'oggi ha vinto numerose volte negli ultimi anni sul traguardo di Ghedi e, e magari ci tiene a farlo anche quest'anno. Una formazione che abbraccia un po' tutto il ciclismo, partendo dai bambini fino alla categoria juniores. Quindi, davvero una vera e propria scuola di ciclismo, quella diretta da Laura Telli. ...della Aspiratorio hotel e li vediamo sempre lì davanti questi ragazzi. Cerchiamo anche di uh, capire quale potrebbero essere le mosse in uh, vista delle ultime tre tornate di gara... ...e ne approfittiamo anche per vedere quelle che sono le ultime due curve prima del traguardo. Questa è la penultima, quella che gli atleti hanno appena affrontato... ...e poi la svolta a, a destra che immette nel rettilineo di arrivo, lo vedete... Adesso nelle immagini della moto 250 metri la lunghezza del rettilineo di arrivo, e vedete si sprinta. Ovviamente sono presenti i traguardi volanti al passaggio sotto il traguardo, vedete tre giri al termine. Con un gruppo che adesso è eh, notevolmente allungato. L'andatura è salita in questa edizione del Memorial Fasani. E un po' come da copione, come era avvenuto lo scorso giro, se lo ne lo vanno lo in porto, due, tre, vediamo tre questi due uomini che hanno guadagnato un leggero margine di vantaggio, ma praticamente il gruppo non è molto distante. Ormai 31, km400 metri alla termine, ancora maglia della Otelli. Poi si va un po' a rinfoltire, Adesso è un terzetto alla comando, ma praticamente il plotone torna compatto e quindi noi ne approfittiamo per ricordarvi l'impegno non solo dello Sprint Ghedi con il presidente Luciano Grillo ma anche della Trali Trans, main sponsor di questa manifestazione. Un ringraziamento va anche all'amministrazione comunale con il sindaco Federico Casali e con il delegato allo sport Luigi Brontesi. Intanto vedete in testa con il numero 26. Della Aspiratori Otelli e ancora Kevin Caniello che avevamo visto anche in precedenza. Poi con il 117 invece si tratta di uh, Mattia Furlan. Ed adesso si lotta, ovviamente per le eh, posizioni. Qui qualche atleta Che ne approfitta per uh, dissetarsi. C'è il primo vero scatto di giornata. Questo sì che è un lungo. Uh, di quelli classici, un po' da dietro, a sorpresa. Si tratta di Christian Ballan della uh, Monselice. E uh, prova subito a guadagnare qualcosa nei confronti del gruppo. Mani alte sul manubrio, ma dietro vedete come il plotone subito si sia fatto trovare pronto. Percorsi ormai i primi 22 km di gara, e mancano 30 alla conclusione. Quindi si entra sempre più nel vivo della corsa. Anche le maglie della Borgo nelle prime posizioni del gruppo si controlla. Adesso sembra davvero una fase molto interessante, questa con l'allungo del dorsale di gara numero 20, Riccardo Biondani del Cycling Team Petrucci, che prova anche lui la sortita solitaria. Si è voltato per controllare la situazione alle spalle, ci è sembrato un attimo. Uh, voler controllare chi uh, si trovava al suo inseguimento continua a voltarsi il suo vantaggio comunque è minimo nei confronti del gruppo però adesso è forse davvero bella questa azione perché ha riuscito, ha riuscito un po' a, a sorprendere il plotone era il terzo scatto uno dietro l'altro e questa volta è riuscito L'atleta caratterizzato dalla dorsale di gara numero 20 Riccardo Biondani a guadagnare una cinquantina di metri nei confronti del gruppo. Vantaggio dicevamo ancora minimo. Ma per la prima volta quest'oggi vediamo un attacco vero e proprio. 10 secondi il vantaggio di uh, Biondani nei confronti del gruppo. Quindi ci avviciniamo alla situazione: a una situazione più uh, chiara, con uh, il uh, plotone che insegue il battistrada al comando. Battistrada al comando che uh, si trova ovviamente in uh, solitaria che sta uh, pedalando con uh, un vantaggio che continua a salire adesso è di 12 secondi nei confronti del Plotone. Intanto questo Super Slomo ci mostra praticamente il passaggio del uh, gruppo al giro precedente con uh, le espressioni e la fatica degli atleti e siamo tornati in uh, gara. E vedete come si stia impegnando molto il ragazzo al comando Riccardo Biondani, cycling team Petrucci. È nato il 16 settembre del 2005, quindi è un atleta al secondo anno nella categoria allievi. E sta provando questo tentativo solitario, testa della corsa Biondani del team Petrucci. Dietro, ovviamente adesso capiremo quali sono le eh, squadre che vogliono andare a chiudere nei confronti della battistrada. E cercheremo anche di eh, capire quanto un uh, corridore alla comando, da solo, in un circuito pianeggiante, con uh, strade, con numerosi rettilinei, uh, può guadagnare nei confronti del gruppo, perché è una situazione. Ovviamente difficile, però vedete come il gruppo per il momento lascia spazio e non guadagna nei confronti. Non riesce a recuperare nei confronti del battistrada. 13 secondi il vantaggio quindi dell'atleta che vedete inquadrato: mani basse sul manubrio, posizione aerodinamica per lui. Davvero un bel passista, questo atleta. Adesso entrerà nel centro del paese, quindi potrà avere a breve un tratto forse uh, più a suo vantaggio, con numerose curve che uh, possono quindi avvantaggiarlo. Ci troviamo nel centro abitato di Ponte Rosso e uh, quindi, dicevamo, uh, potrà avvantaggiarsi dal fatto proprio di, uh, le, delle curve che uh, compongono... La fase, il attraversamento del centro abitato comunque continua a pedalare molto forte e alle sue spalle per il momento il gruppo non guadagna molto. 14-15 secondi il suo ritardo con la nostra moto che si ferma proprio per andare a controllare quella che è la situazione alle spalle del Salone, battistrada andiamo solitario andiamo, al, andiamo, al comando. Quindi una ventina di secondi andiamo adesso andiamo il andiamo. Eh, vantaggio andiamo del battistrada al comando. Ed il gruppo pilotato dalle maglie della Borgomolino nelle primissime posizioni. A breve avremo anche le immagini dalla moto eh, per, che ci mostreranno proprio il gruppo che sta per raggiungere la postazione. E eh, quindi gruppo adesso pilotato dalle maglie della Donco, quelle della Borgomolino. Una situazione abbastanza fluida che però per il momento... Tanto vedete che sono anche diversi compagni di squadra del battistrada che sono lì nelle prime posizioni con il tentativo di stoppare un po' l'inseguimento. Ed è interessante questa situazione perché a breve entreremo nel tratto di strada più eh, stretto che eh, dovrebbe avvantaggiare il battistrada e se i suoi compagni di squadra sapranno... Giocare al meglio le loro carte. Davvero potrebbe essere una situazione che va a vantaggio del Battistrada, che si trova solitario al comando Riccardo Biondani. Però vedete adesso le maglie dell'Esperia, quelle della Otelli nelle primissime posizioni. Quindi si cerca un po' di organizzare un inseguimento nei confronti del Battistrada. Ma sono sempre molto presenti. Uh, gli uomini, i suoi compagni di squadra uh, di uh, Piondani, i ragazzi del Cycling Team Petrucci. Quindi davvero una fase particolarmente interessante. Certo che se fossero stati due o tre atleti sarebbe stato più semplice. Ma comunque è una situazione che adesso vede il gruppo nella posizione di dover inseguire. Al comando Riccardo Biondani che lo scorso anno nel uh, 2000 e, uh, 2020 non uh, uh, conquistò uh, importanti successi. Intanto vedete con il numero 36 Niccolò Casagrande della Borgomolino di nascita. Uh, dicevamo Biondani che lo scorso anno non uh, conquistò successi così come... Nel secondo anno della categoria Esordienti, nel 2019, dove invece ottenne un terzo posto come miglior risultato. Così anche nel 2018 due terzi posti. Un atleta che quindi non ha mai vinto, e, e sarebbe davvero interessante eh, capire cosa passa nella sua testa adesso. Anche se dietro vedete le maglie della Borgomolino che stanno lanciando l'inseguimento. Abbiamo sempre Solitario alla comando, Riccardo Biondani, il suo vantaggio. È di poco superiore ai 10 secondi, adesso in questa fase sta calando il vantaggio del battistrada. Quando abbiamo superato la metà corsa, quindi siamo nel corso del terzo dei 5 giri in programma. E adesso il gruppo si allunga notevolmente con Nicola Casagrande che sta facendo l'andatura dorsale di gara numero 36. Ed il ritmo che è tornato notevolmente a salire questo non avvantaggia il battistrada Biondani che eh, quindi sta comunque mantenendo un vantaggio abbastanza buono intorno ai 15-16 secondi anche se non sono più presenti i suoi compagni di squadra nelle prime posizioni a svolgere attività di stopper 25 i chilometri alla conclusione si voltano i ragazzi della borgomolino avete visto Uh, questa bella immagine che ci ha mostrato proprio Matteo De Monte guardare dietro forse anche per capire dove sono gli altri compagni di squadra nel frattempo ritmo sempre molto sostenuto con uh, il dorsale numero 36 in testa a fare l'andatura si tratta ancora una volta di Niccolò Casagrande mentre adesso si stanno formando vari veri e propri treni alla caccia della battistrada Questo dicevamo è il tratto che precede Poi il passaggio sotto l'arrivo Che avverrà ormai tra circa un paio di chilometri E sempre molto attivi i ragazzi della Borgomolino Sono in 4-5 lì nelle prime posizioni del gruppo Ancora sempre ritmo comunque molto sostenuto E questa volta è Alessandro Gobbo Che eh, invita i compagni di squadra a raggiungerlo sulla testa della corsa, per uh, dare uh, supporto a, a questa azione. Vi ricordo che stiamo seguendo Immagini in diretta da Ghedi per uh, l'edizione numero 40 del Memorial. Erminio e Marina Fasani, organizzazione a cura della sprint Ghedi per questo appuntamento che apre ufficialmente la stagione 2021 del. Calendario allievi, quindi inizia anche per questi ragazzi più giovani la stagione, così come è avvenuto in precedenza, sia per ovviamente le categorie professionistiche, per gli under 23 e per gli juniors, è il momento anche dei ragazzi della categoria allievi. Arrivano comunque un po' in supporto, tornano lì davanti nelle prime posizioni alcuni compagni di squadra eh, di ehm, Biondani del team Petrucci. A fare un po' ancora una volta da stopper. Ma adesso i ragazzi della Borgomolina stanno facendo l'andatura. E adesso arriva con il dorsale numero 144 a Dare Manforte, anche Matteo Visioli della Minciochiese. Quindi si cerca in qualche modo di recuperare lo svantaggio nei confronti del Battistrada, che comunque tiene molto bene, vantaggio che è sceso e ormai è nell'ordine dei 10 secondi. Tanto vedete anche con il numero. Uh, 77, si tratta di Matteo Falchetti che sta pilotando il gruppo. Gruppo che quindi non vuole lasciare spazio a tentativi di fuga. E si fa sempre uh, più difficile evadere. Ci ha provato e ci sta riuscendo per il momento con questo uh, bel tentativo Biondani. Ma il plotone va e adesso grazie alla. Andremo a seguire proprio visivamente quello che è il vantaggio di Biondani Che comunque si mantiene nell'ordine dei 14 secondi E qui vediamo proprio in tempo reale quello che è il vantaggio del battistrada Che davvero considerando come abbiamo visto pedalare molto forte gli atleti alle sue spalle Sta tenendo molto bene è Davvero un bel tentativo questo non sappiamo come andrà a finire. Se tutti si aspettavano uno sprint. Ma Biondani sta pedalando ancora molto forte. E sta lavorando anche molto intelligentemente. Intanto siamo tornati in testa. Lo vedete. Pedala sulla sede destra della. Uh, sulla parte destra della sede stradale. Quindi cerca di non offrire un. Uh, riferimento visivo a chi insegue, mantenendosi al lato. E quindi un po' cercando anche di nascondersi. E pedala sulla linea bianca. La parte un po' più scorrevole dell'asfalto. Davvero, davvero molto bravo questo ragazzo che mantiene un vantaggio di una quindicina di secondi, 16 per l'esattezza, come ci mostra anche la grafica in questa fase. Ed è incitato, lo sentiamo anche dalle voci, dagli effetti del, eh, che ci arrivano dalla nostra moto. E ovviamente adesso quando passeremo sotto il traguardo, manca poco, avremo anche un rilevamento ufficiale. Uh, del distacco del Battistrada che comunque sta pedalando ancora molto forte, Riccardo Biondani del team Petrucci si continua a voltare. Ma non vede alle sue spalle gli inseguitori perché l'avvantaggio è adesso di 17 secondi. Faremo un rilevamento proprio al passaggio in zona arrivo. Ma imminente, le ultime due curve che ci mettono nel rettilineo finale. Poco più di 20 km alla conclusione. Eccola la curva che ci lancia nell'ultimo rettilineo. Vedete praticamente quasi totale assenza di pubblico, solo gli addetti ai lavori possono intervenire in questa manifestazione. E siamo a due giri dalla termine, e in questa fase andremo a fare un rilevamento: tempi, così per. Uh, avere anche una versione ufficiale di quello che è il distacco. Continua a voltarsi, ma non ci sono gli inseguitori alle spalle. Questo è davvero un uh, ottimo risultato per lui. Per uh, questo Riccardo Biondani che dicevamo non ha mai vinto nella sua giovane carriera da ciclista. Eccoli gli inseguitori con uh, le maglie della Ronco e della Autelli nelle prime posizioni. Si sprinta. E c'è un uh, aggiornamento, e, ed è salito a 36 36 secondi il vantaggio del battistrada. Quindi diventa davvero interessante: 20 km alla conclusione, poco più. Uh, quindi due giri al termine della corsa, e 36 secondi di vantaggio. Un uh, margine importante, certo, va detto che uh, si trova in avanscoperta da diversi chilometri, uh, Biondani. Quindi. Alla fine anche la fatica potrà farsi sentire, ma è un uh, tentativo questo che abbiamo visto nascere in diretta grazie alle immagini live dalla corsa e che adesso stiamo seguendo nell'evolversi. Comunque vada un successo quello di uh, Biondani che è riuscito a animare questa corsa che sembrava dedicata agli sprinter. Ma sembra crederci, ancora molto, molto composto nella sua azione mani basse E ce lo segnalano anche i nostri ascoltatori eh, Ci segnalano proprio come stia pedalando in maniera molto composta Bella a primo piano questo, che ci mostra proprio la fatica del battistrada Ritmo elevatissimo ancora in accorsa. Siamo nella seconda parte di gara di uh, questo Memorial Fasani. Vedete alle sue spalle c'è il vuoto. 36 secondi di ritardo da parte del gruppo. Adesso un gel per uh, avere un po' di uh, energie fresche. Zuccheri a rapida assunzione per il Battistrada che sembra anche molto lucido, ha avuto la lucidità nonostante si trovi al uh, comando da diversi chilometri di alimentarsi alimentarsi nel migliore dei modi, davvero molto bravo, si volta ancora a controllare la situazione, ma dicevamo che il vantaggio è uh, decisamente uh, consistente e quindi per il momento è lui il grande protagonista di questa prima gara di stagione. Riccardo Biondani, team Petrucci, classe 2005. Questo ragazzo al secondo anno nella categoria allievi che è arrivato alla partenza della corsa con le idee chiare. Attaccare lo sta facendo nel migliore dei modi in quanto a... Messo un uh, distacco importante adesso tra sé e il gruppo, quando siamo ormai negli ultimi 20 km di gara, 19 alla conclusione, quindi sempre più nel vivo della corsa, con uh, questo tentativo che ormai da più di un giro, se n'è andato praticamente in corrispondenza uh, del passaggio precedente, nello stesso uh, tratto che stiamo seguendo adesso in diretta, da quindi un giro poco più. Biondani sta animando la corsa, solitario alla comando. Molto composto, molto agile nella sua azione ma anche molto, molto veloce. Continua a voltarsi, ma dicevamo alle sue spalle: non riesce a vedere chi insegue. Qui vediamo anche da dietro come stia spingendo molto forte. Andatura superiore ai 40 km/h in questa fase. E praticamente a differenza di chi insegue, lui può pedalare al massimo, mentre è alle spalle, ovviamente, succede un po' quello che succede tutte le volte che c'è da organizzare un inseguimento, specialmente in categorie come queste, nelle quali non ci sono veri e propri treni che si organizzano. E quindi c'è un po' di tira e molla con scatti contro scatti e eh, successivi rallentamenti. Che per il momento stanno avvantaggiando l'azione di Riccardo Biondani che qui riesce al volo anche a prendere un altro gel. Quindi forse l'ultima dose di energie prima della finale. Impressionante la sua azione adesso, perché dicevamo è al comando ormai da 12-13 km e sta spingendo ancora molto forte, convinto, si focalizza. Verso il traguardo che si avvicina sempre di più, 17 km e 700 metri dalla conclusione, quindi davvero ormai ci stiamo avvicinando a quello che è l'epilogo della corsa. E dietro devono assolutamente organizzarsi, perché Biondani sta dimostrando che non sarà facile raggiungerlo. Guardate la concentrazione di questo ragazzo. 16 anni categoria lievi al secondo anno nella categoria si volta ancora ma dietro dicevamo ancora il vantaggio è buono quindi può continuare a spingere e adesso però il gruppo si è avvicinato notevolmente e il gruppo che si avvicina notevolmente quindi c'è stata proprio una forte reazione da parte del gruppo che adesso sta per raggiungere eh, quindi si va a concludere eh, questo tentativo e quindi andiamo per il secondo super spot di uh, giornata. Siamo tornati sul traguardo dopo che si è conclusa l'azione che ha visto protagonista eh, l'atleta del team Petrucci Riccardo Biondani e eh, torniamo subito in corsa dove adesso al comando del gruppo c'era Ivan Franchini poi arriva con il dorsale numero 137 questa volta è Damiano Lavelli della Mincio Chiese, quando siamo a 16 km 500 metri dalla conclusione quindi sempre più vicini all'epilogo al prossimo giro al prossimo passaggio sotto l'arrivo suonerà la campana inizierà l'ultimo giro intanto guadagnato qualche metro con il 137 Damiano Lavelli riesce quindi anche lui ad avvantaggiarsi nei confronti del gruppo su di lui si riporta si riporta Nata Atleti e prova ad allungare il dorsale di gara numero 69. Simone Codenotti si volta subito, però viene raggiunto da uh, Raymond Den della Luke Bovolone. E poi con il dorsale 130 adesso vedete fa capolino in testa alla corsa Giuseppe Cornacchia della Rostese Giant. Ma sono tutti scatti che alzano l'andatura in testa al gruppo, ma uh, praticamente non uh, c'è un uh, vero e proprio tentativo di allungo che uh, fa evadere dal plotone, che quindi si continua a mantenere compatto. C'è stato questo bel tentativo che abbiamo seguito per diversi chilometri, ma adesso... Il gruppo continua a viaggiare compatto e a questo punto ci avviciniamo sempre di più alle fasi finali di corsa. Con Leonardo Lunardon della Velo Junior 9 nella prima posizione del gruppo, che sta facendo l'andatura. Quindi sempre più vicini al traguardo. Tanto vi invitiamo sempre a, a interagire. Ovviamente c'era chi faceva il tifo per Biondani che ha fatto davvero una bella azione, però il gruppo è riuscito a uh, riprenderlo e adesso parte un po' una fase di studio quando siamo ormai a circa 5 km dal passaggio dove sarà esposto il cartello che segnala l'inizio dell'ultimo giro, ultimi 10 km di corsa. Con uh, ancora, vedete qui inquadrato, l'avevamo visto già in precedenza con il dorsale di gara numero 2 Raymond Den, della Luke Bovolone, atleta classe 2005. Con la maglia della Hotelli nelle prime posizioni. Si cerca in qualche modo di mantenere anche la testa del gruppo, in quanto è importante, specialmente. Vista l'inesperienza di tanti atleti alla via, ricordiamo che circa la metà degli atleti alla partenza sono atleti al primo anno, che quindi lo scorso anno hanno militato nella categoria esordienti e probabilmente non si erano mai trovati a partecipare ad una gara con oltre 200 iscritti. Quest'oggi invece si sono buttati subito nella mischia, quindi è importante anche per loro riuscire a mantenere le eh, posizioni di testa del gruppo quando ci avviciniamo sempre di più alla finale di corsa con uh, il gruppo che continua a viaggiare compatto, vedete si cerca di pedalare lì davanti ma ovviamente l'andatura quando ci sono questi tentativi da parte degli atleti di mantenersi nelle prime posizioni sale e vedete che si sta formando un treno da parte dell'aspiratore Otelli un trenino di atleti della formazione bresciana che probabilmente vuole prendere un po' in mano la situazione al suono della campana quando mancheranno poco più di 10 km alla conclusione. E quindi si entrerà davvero nel vivo della corsa. Gruppo compatto, ci segnala anche la grafica. Ormai da diversi chilometri. Dopo che Biondani aveva animato con il suo tentativo di fuga per una dozzina di chilometri. La corsa adesso ci troviamo ancora nella situazione di gruppo compatto, ma sono gli uomini della Borgomolino che adesso provano ad evadere dal gruppo e si alza quindi nuovamente l'andatura quando ormai siamo a poco più di 3 km dal passaggio al suono della campana, due atleti che eh, cercano di evadere con il 34 Renato Favelo mentre con il 189... Si tratta di uh, Filippo Serafini, i due atleti che uh, stanno evadendo dal gruppo, ma un vantaggio minimo per quanto riguarda questi due ragazzi. Vedete che il gruppo comunque si allunga nel dare la caccia alla coppia, alla comando, che adesso si incita un po' anche a vicenda, si cerca di uh, collaborare perché questa è la parte anche più tecnica del tracciato, dove la strada è più stretta, dove ci sono più curve. E dove quindi è più facile per chi attacca guadagnare secondi nei confronti del gruppo. A breve quindi, quindi il passaggio sotto l'arrivo, sta rientrando un altro atleta, si tratta del numero 178, Alessandro Ruscito, del Velo uh, Junior 9. Quindi situazione in continua evoluzione, ma una situazione che è comunque... Vede un gruppo non molto distante da questi atleti, che quindi, intanto, stanno entrando altri due atleti. Si tratta del dorsale di gara numero 71, lo vedete con la maglia della Ronco, Daniele Bono. Gruppo sportivo Ronco Maurigi Delio Gallina, lui il primo a riportarsi sul terzetto ma c'è un, un altro atleta che sembrava in grado di uh, rientrare, ma non ci riesce, quindi la composizione del quartetto al comando è composta dal dorsale 71, colui che è stato l'ultimo a, a rientrare sulla testa della corsa, Daniele Bono, poi abbiamo Favero, Ruscito e Serafini. Questi i quattro uomini al comando quando ci avviciniamo ormai all'ultimo chilometro prima del passaggio in zona traguardo, Cambi regolari in 4 diventa più interessante questa azione. Mancano gli uomini della Hotelli, che abbiamo visto in testa al gruppo fino a qualche chilometro fa. Che quindi probabilmente cercheranno la carta dello sprint. Quindi proveranno in qualche modo a, a ricucire nei confronti di chi si trova al comando. Ma adesso il vantaggio è, è davvero interessante. E quindi diventa davvero bello questo tentativo intanto salutiamo chi eh, ci segue anche dal Brasile quindi pensate eh, davvero come eh, la, questa diretta di questa manifestazione riservata alla categoria lievi eh, vada un po' a, a diffondersi tutto il mondo grazie alle immagini eh, realizzate dalla produzione del team Rodella 2000 la diffusione attraverso i canali eh, social e eh, sul sito di tutto bc web è possibile seguire in diretta, l'apertura stagionale della categoria allievi, 11 km e 500 metri alla conclusione. Con il quartetto alla comando che a breve transiterà in zona traguardo, dove sarà esposto il cartello, che segnala l'inizio dell'ultimo giro, suonerà la campana. Inizieranno gli ultimi 10 km di corsa. Si transita per la penultima volta nella curva sinistra-destra che immette sul rettilineo finale. Buono l'accordo. Ci sembra in testa la corsa. Vedremo una volta transitati sotto il traguardo quando la strada tornerà ad allargarsi. Ma vedete come il gruppo non è molto lontano. Adesso anche il gruppo inizia a sprintare molto forte per uh, dare la caccia ai quattro battistrada. Ancora uh, viene assegnato l'ultimo traguardo volante di giornata e quindi si, ci si avvia ormai negli ultimi 10 km di corsa. Con una situazione ancora molto fluida con i quattro uomini al comando ed il gruppo davvero molto vicino, che quindi non uh, lascia molto spazio. Vedete anche una bella immagine per coloro che invece hanno perso le ruote del gruppo. Sette secondi il uh, ritardo del plotone, si è un po' disunito. Adesso il quartetto composto da Favelo, Bono, Ruscito e Serafini. Adesso vedete, guadagnato qualche metro con il. Dorsale 189, ma vedete che il gruppo è sempre più vicino. Serafini uh, sta provando adesso una sortita solitaria, ma uh, praticamente il uh, gruppo si sta riportando sui battistrada, sono adesso in due che sembrano rimanere al comando. Mentre il gruppo va a ricucire su due dei quattro che componevano la testa della corsa. E quindi restano in due al comando a breve. Andremo a vedere chi sono i due al comando. Oltre a Serafini con il dorsale 189, abbiamo anche il dorsale numero 34, vale a dire favelo. Questi sono i due uomini che sono rimasti al comando quando siamo ormai ufficialmente negli ultimi 10 km di corsa. Quindi sempre più vicini al traguardo. E qui si pedala molto forte, ma il gruppo non è distante. Almeno una prima parte del gruppo, perché l'andatura, e qui lo si vede bene, il gruppo si è praticamente spezzato. L'andatura è stata molto sostenuta negli ultimi chilometri e quindi c'è stata praticamente una frattura nel gruppo anche a causa di quelle continue cambi di direzione che sono proprio nella zona successiva al traguardo. Quindi due uomini alla comando, Favero e Serafini, poco più indietro del gruppo, quando siamo ormai a 9 chilometri dalla conclusione. E ci avviciniamo all'epilogo. Chissà se riusciranno a mantenere questo vantaggio, se il gruppo riuscirà a chiudere, se ci sarà un arrivo allo sprint o se qualcuno proverà una soluzione da finisare. Eh, lo sapremo soltanto seguendo le immagini in diretta di questa edizione numero 40 del Memorial Erminio e Marina Fasani, organizzazione a cura della Sprint Gedi con sempre in prima linea il presidente. Luciano Grillo, un ringraziamento particolare va al comune di Ghedi con Luigi Brontesi, delegato allo sport con il sindaco Federico Casali, al prefetto, a coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa manifestazione per dare la possibilità a questi ragazzi di fare attività uh, fisica, di fare sport, di fare agonismo nel rispetto delle normative dei protocolli anti-covid si esaurisce anche questo tentativo di fuga è a 8 km e 600-500 metri dalla conclusione quindi il gruppo torna compatto vede, guardate chi c'è ancora lì nelle prime posizioni del gruppo colui che è stato protagonista del tentativo di fuga fino a pochi chilometri fa Riccardo Biondani è ancora lì in terza ruota condizione di forma ottima per il ragazzo del team Petrucci intanto ancora nuovi allunghi in testa ma praticamente il gruppo sembra mantenersi compatto, vedremo se qualcuno proverà ad allungare in questa fase, anche se abbiamo visto un po' nel corso di queste prime quattro tornate, questa è la quinta, l'ultima in programma, come forse il tratto più uh, semplice per attaccare è quello che precede il... Uh, finale l'arrivo intanto vedete alla comando si è formato un terzetto con il dorsale 79 si tratta di Michele Colosio con il dorsale numero 138 invece è Kevin Lanzarotto e con il dorsale numero 196 invece Thomas Rossetti ma il gruppo non lascia spazio e quindi sono stati ripresi quando siamo ormai negli ultimi 8 chilometri di corsa qui con il dorsale di gara numero 55 invece si tratta di Paolo Nica. E c'è un tentativo di allungo molto bello. L'atleta uh, della Ronco, Maurici Delio Gallina e il dorsale 72 Cristian Bonini. Che prova a cogliere tutti di sorpresa. Non ci riesce, però il gruppo adesso è in uh, allerta perché, ovviamente, si avvicina sempre di più la uh, possibilità di un evento allo sprint. Qui con il 193 invece la maglia è quella della Polisportiva Camignone si tratta di Edoardo Gavazzi continuano a pedalare molto forte arriva anche con il numero 25 Manuel Franzoni dell'aspiratore Telli intanto vedete si continua a pedalare in condizione di gruppo compatto si è riformata almeno la prima parte del plotone quando siamo a 7 km dalla conclusione quindi sempre più nel vivo adesso perché ragazzo ne approfitta anche per uh, rilassarsi, per uh, andare un po' a sgonfiare l'attenzione in vista di un epilogo che un po' come da pronostico sembra che potrebbe avvenire allo sprint, ma ovviamente mai dire mai. E prima di seguire il finale, l'ultimo super spot di giornata. E qui è il dove si concluderà tra ormai meno di 10 minuti questa prima gara riservata alla categoria lievi della stagione 2021 con il gruppo che eh, continua a viaggiare compatto. Uh, qui vedete con il dorsale di gara numero 205, si tratta uh, del portacolori uh, del veloce club borgo della Monsellice, scusate, Marco Gambarato. Poi vedete anche... Con il numero 29, la casacca è quella della Aspiratori Otelli, dorsale 29 di gara per Luca Mora. Ma praticamente il gruppo occupa l'intera sede stradale, siamo ormai a meno di 6 km dalla conclusione. Sempre più nel vivo della corsa di questo Memorial Fasani, giunto alla quarantesima edizione 2021 con questo importante anniversario. 2022, altro importante anniversario per lo Sprint Ghedi che. Avrà i 50 anni di attività e quindi davvero un uh, anniversario importante, quello per lo sprint ghetti. Gruppo che continua a viaggiare compatto. Non. Uh... Uh, ci sono per il momento allunghi uh, degni di nota da parte del gruppo che uh, è pilotato ancora dalle raga dai ragazzi del Monselice quando siamo a, a 5 km e 400 metri dalla conclusione e quindi ci avviciniamo sempre più alla finale di corsa. Stato allestito ovviamente il rettilineo conclusivo e quindi sempre più nel vivo della gara poco più di 5 km alla conclusione con il gruppo che è tornato compatto dopo i tentativi di fuga che abbiamo seguito con la nostra sintesi e quindi ci avviciniamo sempre di più all'epilogo di questa manifestazione perfettamente organizzata dal Sprinter Getty. 5 km al termine, poco meno 4 km 900 metri per il gruppo. Che si mantiene compatto, c'è molto controllo in testa al gruppo. Vedete, qui si cerca di assumere ancora gli ultimi zuccheri di giornata. Sembrano ormai rassegnati gli atleti all'epilogo allo sprint, questo finale di corsa. E chissà, non è facile fare pronostici quando si parla di atleti della categoria alievi e non è assolutamente facile fare pronostici per quanto riguarda questa categoria. Quindi non ci resta che seguire che seguire questo finale e lo facciamo in diretta con voi. Lo facciamo in diretta con uh, le immagini In testa abbiamo il dorsale di gara numero 205. Questa volta la casacca è ancora quella della Monserice con Marco Gambarato. Gruppo compatto: si va ad aumentare notevolmente l'andatura. Si viaggia forte, fortissima andatura. Ritmo davvero forzennato. E c'è ancora un tentativo di fuga, ci sembra ancora una volta essere il corridore che era al comando in precedenza, Riccardo Biondani. Vedremo se davvero non molla mai questo ragazzo. Dimostrato grande condizione di forma. Invece no, è il suo compagno di squadra, il numero 22, Cristian Pizzuti. Non c'è accordo, non si, si riesce a... Um, dicevamo la differenza in questa fase e quindi si viaggia verso la fase più interessante della corsa con uh, il gruppo che continua a viaggiare compatto 3 km e 400 metri alla conclusione adesso è il tratto di strada più uh, stretto dove quindi è importante Mantenersi nelle prime posizioni. I ragazzi della Monselice. Nella testa del gruppo. Dovrebbe essere ancora con il dorsale numero 205. L'atleta che sta pilotando il gruppo Marco Gambarato, ma uh, una situazione che per il momento vede favoriti gli sprinter. E quindi sarà davvero un uh, vero e proprio terno allotto. Andate a scoprire chi uh, sarà il vincitore quest'oggi. E eh, seguire questo finale di corsa. Gruppo compatto quindi ormai da diversi chilometri. Eh, I tentativi di fuga non uh, stanno. Non hanno subito una buona riuscita quest'oggi. E quindi il plotone continua a viaggiare compatto. Vari scatti adesso in testa. Ma praticamente molti atleti sembrano ormai rassegnarsi. A quello che eh, potrebbe essere un uh, epilogo allo sprint per quanto riguarda questa prima gara di apertura del calendario allievi, organizzazione a cura della Sprint Ghedi e gruppo che adesso aumenta notevolmente l'andatura. Ancora gli uomini della Borgo Molino nelle prime posizioni, si allunga decisamente il gruppo con questo notevole. Aumento di andatura è il dorsale di gara numero 34 che sta pilotando il gruppo Renato Favero. L'avevamo visto in precedenza anche in testa nel tentativo di fuga in prossimità del suono della campana. Ma adesso la sua sembra essere un'azione volta a mettere in fila indiana il gruppo. E qui davvero stiamo viaggiando molto molto forte. Adesso c'è un rallentamento. Si continua a... Uh, Seguire la testa della corsa. Questo tentativo è un po' strano di a lungo. Vedremo perché è partito un po' in sordina. Questo tentativo, ma adesso sta rinforzando l'andatura del dorsale di gara numero 196. È lui che sta provando ad evadere dal gruppo. Thomas Rossetti della Grafiche Zorzi, e su di lui si riporta ancora una volta un altro atleta. E ancora. Il numero 34, Renato Favero della Borgo Molino Rinascita, con l'inquadrato, Continua a spingere molto forte. Attenzione perché se ne stanno andando in quattro. E a questo punto, siamo a un chilometro e mezzo dalla conclusione. Potrebbe essere un tentativo davvero molto interessante: quello che stiamo seguendo con il dorsale numero 34. Abbiamo Favero, insieme a lui, abbiamo il dorsale numero 95. Si tratta uh, di uh, De Longhi della Industrial Forniture Moro. Dietro c'è un altro atleta che compone questo terzetto. Siamo all'ultimo chilometro, quindi entriamo nella fase finale di corsa lanciata velocissima l'andatura in questa fase, ultimi mille metri. E vedete come adesso si è riportato, quindi 189 era colui che aveva attaccato anche in precedenza, Serafini. 189 Serafini. Favelo con il dorsale 34, ma praticamente il gruppo si sta riportando su questi atleti, presente anche con il numero 95 De Longhi. Lanciata velocissimo in questa fase con Favelo che continua a spingere molto forte. Adesso grande battaglia nelle prime posizioni, gruppo che torna compatto. Si fa anche un po' di spallate, ovviamente sempre nel rispetto dell'avversario, si cerca di prendere nelle prime posizioni. Le ultime due curve, è importantissimo affrontarle nelle prime dieci posizioni. E qui vedete che sta per essere uh, lanciato lo sprint. Ultima curva, si entra nel rettilineo finale con il gruppo compatto lanciato in uh, lunghissima fila indiana. È uno sprint uh, a centro strada. Andiamo a vedere chi sarà il vincitore di questa prima gara di stagione. Velocissimo questo uh, finale con un testa a testa. E c'è un arrivo davvero al photo finish. Dovremo vedere chi sarà il vincitore di questa prima gara di stagione. Che finale. Sembrava una volata già decisa all'ultima curva con un atleta che era riuscito addirittura a guadagnare qualche metro nei confronti uh, dei uh, più immediati inseguitori. Ma poi c'è stato un testa a testa conclusivo e alla fine... Eh, ci sarà bisogno del photo finish per andare a decretare il vincitore Allora eccolo qua con il 187, lui è il vincitore eh, di questa prima gara di stagione Dozzale numero 187 per Valentino Camberai della Libertas E lui il primo vincitore di stagione per la categoria lievi Un finale, un testa a testa bellissimo e adesso riprende un po' fiato alla prova dei rapporti. Che grande spettacolo, quest'oggi stato bravissimo. Eccolo. Qui vedete, è abbastanza indietro in questa fase. Cambierai si trova in terza posizione. Lancia la volata! E qui vedete. Si mantiene a ruota dell'altro atleta e poi aspetta, aspetta fino all'ultimo. Sceglie forse la parte più difficile nella quale infilarsi, ma proprio negli ultimi 20 metri riesce a, a sopravanzare l'avversario e quindi a conquistare il successo. Valentino Camberai della Libertas uh, Lives, conquista quindi la vittoria nella gara di apertura del calendario della categoria Allievi. Memorial Fasani che quindi si è deciso allo sprint come da pronostico. Questo è la Super Slow che ci uh, fa proprio apprezzare lo sforzo di questi giovanissimi atleti. Ancora le ultime pedalate con Camberai che riesce lungo le transenne. Diciamo forse la parte meno giusta nella quale passare, ma alla fine... Ha avuto le gambe e questo è stato importante, ha avuto le energie uh, fin sul traguardo che gli hanno permesso di uh, rimontare e quindi andare a conquistare il successo. E poi il uh, grido di gioia per lui, per questa bella vittoria, si apre nel migliore dei modi per lui la stagione 2021 con un successo in una classica come il Memorial Fasani. E intanto c'è chi si congratula con uh, il vincitore nei nostri commenti. E quindi andiamo sempre più nel vivo. A breve avremo anche le prime reazioni da parte dei protagonisti sul campo. Un finale che ha regalato grandi emozioni con uh, tentativi di fuga ai quali il gruppo ha saputo rispondere prontamente. Poi un epilogo allo sprint con gli uomini più veloci a contendersi il successo. E alla fine è stato proprio Camberai a conquistare la vittoria. E queste uh, sono le ultime pedalate. Ancora una volta il bel replay che ci mostra lo sprint di Camberai. Davvero, vedete una volata seduta. Volata seduto, quindi è riuscito a mantenersi al coperto fino sul traguardo, è uscito appena negli ultimi 25 metri, ma sono bastati per uh, conquistare il successo. Intanto aspettiamo ovviamente a breve, dicevamo avremo anche le uh, prime dichiarazioni del vincitore. A breve quindi avremo la possibilità di ascoltare dalla viva voce dei protagonisti quelle che sono le emozioni al termine della prima gara di eh, giornata. Un grande successo per eh, l'organizzazione dello sprint Ghedi E sicuramente è stata una grande, grandissima vittoria quella di Camberai che è riuscito ad imporsi in una volata molto, molto combattuta. E allora quindi andiamo ad ascoltare proprio le voci dei protagonisti linea a Silvano Jamalai, Rodella dentro e Che volata! Grazie, grazie. Eh, la gara un po' dura perché molta, molta gente provava ad andare via. Però grazie al mio compagno Filippo Serafini ed Andrea Donà che mi hanno guidato fino alla volata sono riuscito a vincere. La famiglia Giamberà è conosciuta perché tuo fratello è andato fortissimo, ora tocca a te e perciò una famiglia che col ciclismo ha a che vedere. Sì, sì, oggi è qua è venuta a vedermi. Penso sia fiero di me. A chi dedichi questa vittoria, la prima della stagione, la prima corsa della stagione? Allora, alla mia famiglia, alla mia squadra e soprattutto a mio fratello. <ride> Bravo, ecco qua. S Secondo gradino del podio, ti vuoi presentare agli sportivi? Sì, sono angemonista e ho 16 anni, cioè devo compiere 16. Oggi è stata molto dura, ho cercato di. Eh, Spuntare in volata ma è stato molto bravo Camerai. Si è arrivato secondo però, non è poco. Sì, diciamo che potevo giocarmela meglio, comunque sono contento, è una bella posizione. Terzo gradino del podio, altro ragazzo che si presenta agli sportivi. Come ti chiami? Giuseppe Cornacchia. E una volata veramente micidiale, ad alti livelli da professionisti. Eh, ho allungato i 500 metri con molta decisione perché sapevo che non ero tra i più veloci eh, sono riuscito a prenderla in testa poi mi hanno rimontato purtroppo no, no, era una corsa di velocisti ma così non è stato perché durante il tragitto molti tentativi di fuga e questa è stata veramente una corsa tiratissima sì, ci sono stati diversi tentativi controllati comunque sempre dal gruppo io ho aspettato fino all'ultimo perché sapevo che appunto eh... respira Luciano Grillo è il presidentissimo di questa giornata, una corsa veramente che hanno caratterizzato 40 anni di storia. L'abbiamo finita, l'abbiamo fatta e sono contento. L'assessorato è vicino a te. Assessore, assessore. Felice? Molto, 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 molto. Sono emozionatissimo, veramente una gara spettacolare, velocità estrema. E poi Luciano è un grande. E eh, me d'altronde è un giovane, deve ancora crescere. No, è un lavoratore per tutti, qua, non solo per me, non è marito mio, non è solo marito mio. Accidenti. Cosa sei? Sei tranquillo e sereno con quello che hai fatto in questi mesi? Sono sfogato, sfogato, adesso ormai sono rilassato. Sono andati via i primi tre che devi fare la foto. No, dobbiamo, no sono qua tutti perché dobbiamo fare il podio. Allora, vieni, via, via. vieni, Viano. vieni, vieni. Viano. vieni. Viano. Viano. podio. Andrea. Ciao ragazzi, podio cazzo! Ed allora, abbiamo ascoltato le interviste ai primi tre classificati. L'emozione di questi ragazzi eh, che hanno avuto l'opportunità di eh, confrontarsi. Eh, sul traguardo di Gary. No, è, per noi è stato un onore, un piacere offrirvelo in diretta sulla um, piattaforma su tutto bici web e su, uh, grazie a questo anche alla la produzione di Rodella 2000 la bella vittoria di Cambellai qui lo vediamo uh, esultante e che uh, va così a conquistare questo successo un po' invece di Amaro in bocca uh, su chi è al secondo posto ma ovviamente è, è, è sicuramente uh, comprensibile eh, però davvero una bella finale una bella testa a testa e alla fine è riuscito a uh, uh, conquistare il successo che Siamo ovviamente in attesa anche dell'ufficializzazione dei primi 10 se riusciremo a darveli nel corso della nostra diretta, se no vi rimandiamo, ovviamente su tutto BcWeb web per i servizi uh, più um, approfonditi uh, della gara. Con uh, l'ordine d'arrivo completo nel corso del pomeriggio e nella serata, eccoci qua con il podio. Che si va a comporre, abbiamo sentito le parole eh, di Luciano Grillo, dell'assessore allo sport del comune di Ghedi. Tanta soddisfazione nell'essere riusciti ad organizzare eh, questa manifestazione giunta alla quarantesima edizione. E alla fine è stata una lotta tra le ruote veloci del gruppo, che hanno eh, sicuramente emozionato gli sportivi eh, presenti. Quindi davvero una bella corsa quest'oggi, una bella organizzazione da parte della Sprint Getty, tutto è andato nel migliore dei modi e ancora una volta il replay dello spunto vincente di Camberai che riesce ad infilarsi dove nessuno sembrava in grado di passare proprio negli ultimi 25 metri va a, a superare e quindi a cogliere il successo sul traguardo di Getty conquistando il Memorial uh, Fasani. Qui ovviamente i complimenti che vanno al vincitore, complimenti davvero meritati per Camberai che ha dedicato la vittoria al fratello, quindi davvero una uh, dinastia questa di ragazzi uh, dediti al ciclismo, con uh, come ci ha detto anche Silvano D'Odella inviato sul posto, davvero una famiglia dove si mastica pane e ciclismo. E deve essere stato sicuramente un bel esempio il fratello come modello per quanto riguarda uh, questo sport. E alla fine proprio Valentino Camberai è riuscito a cogliere il successo. Qui vedete spinge, seduto sulla sella, quindi di potenza, è riuscito a cogliere il successo. Passato davvero in un piccolo spazio, alla fine però è stato sufficiente per cogliere la vittoria. E alla fine è lui il vincitore di questa prima gara di stagione. Con uh, l'immagine ancora dalla moto che ci mostra l'ingresso in curva. Vedete uh, l'atleta della Dostese è riuscito ad avvantaggiarsi in questa fase. Cambierai qui, era in terza posizione. Volata lunghissima, ma retilino che comunque era di 250 metri quindi un retilino abbastanza lungo. E alla fine, vedete qui, si pianta un po' il portacolore della Dostese. Ai 100 metri cambio di passo e poi nella finale, proprio negli ultimi metri, cambierai passa lungo le transenne e va a conquistare il successo, anche il tempo di alzare le braccia al cielo in segno di successo. Conquistando così la sua prima vittoria del 2021 e firmando alla grande questa prima gara organizzata dalla Sprint Getty, il Memorial Fasani, quarantesima edizione per questa manifestazione. Complimenti da parte anche degli avversari per quanto riguarda la gara di oggi è tutto. Una rivederci sulle prossime corse in diretta.